Eccoci qua, ho un bel po' di zucchine da consumare, quindi ho deciso di fare un bel timballo di zucchine. Un po' lo consumeremo stasera a cena e tutto il resto invece lo metterò nelle tegliette di alluminio in congelatore, così avrò una bella scorta da poter mangiare, da poter tirare fuori quando non ho null'altro di pronto, insomma. Iniziamo. Che abbiamo tagliato e tritato tutte le zucchine, le ho messe all'interno della pentola. Sotto gli ho messo giusto un filo d'olio, ma gliene vado a mettere ancora un bel po' sopra. Io, ragazzi, non sono tirchia. Quando devo fare una cosa la condisco per bene. Poi c'è a chi piace, c'è a chi può piacere, c'è a chi può non piacere. A noi piace così, quindi io so il condimento che piace a noi e quindi uso quello. Poi vado ad aggiungere aglio in pezzi, cipolla in fiocchi sempre. Allora, c'è chi mi dice che io uso troppo aglio, troppa cipolla. Ragazzi, voi rendetevi conto che questi sono dei fiocchetti tagliati minuscoli ed essiccati, quindi in realtà dentro un barattolino del genere ci sarà in tutto forse mezza cipolla. Questo vuol dire che il quantitativo che sembra che io ci vado a mettere sembra che sia tanto, ma non lo è. Se dentro un barattolo intero ci va mezza cipolla e mi dura 3 settimane, a volte un mese, cioè rendetevi conto che il condimento che io metto in realtà non è così tanto. E vado ad aggiungere anche un po' di prezzemolo, sempre di quello essiccato. Ok, basilico e menta invece li mettiamo freschi perché li ho appena raccolti dalla piantina lì fuori. Il mio basilico fresco fresco e la mia mentuccia. Ne ho preso giusto un paio di foglioline perché effettivamente la menta alle bambine potrebbe non piacere. Quindi li taglio fini fini fini, aspettate che ve lo faccio vedere. Cerco di tagliarli fine. Io non sono una cuoca e quindi a volte dico una cosa ma non riesco a farla. Però ci provo, ragazzi, ci provo. Tutto sta che cerco di cucinare alla mia famiglia tante belle cosine e anche che siano buone, saporite, più fresche possibile e senza schifezza all'interno, anche se c'è chi mi ha accusato di cucinare delle schifezze alla mia famiglia, io gli dico è meglio che non parlo, è meglio che non lo dico quello che penso. Io gli auguro di mangiare tutti i giorni della sua vita cose buone e sane come quelle che cucino io. Tutto qui. Quindi ho messo tutti i condimenti qua sopra, adesso do una mescolata e accendo il gas. Ragazzi, mi ero dimenticata di alzare, sarebbe uscita una roba insipida all'ennesima potenza, scusatemi. Aggiungiamo il sale. Passati 20 minuti, le zucchine hanno iniziato a tirare fuori l'acquetta,
e stanno cuocendo, sono già belle avviate. Adesso tagliamo, tagliamo i pomodori e li mettiamo in mezzo. Adesso la consistenza è questa, bella morbida. Ci andiamo ad aggiungere il formaggio grattugiato, il pane grattugiato e le uova. Quindi ci mettiamo una bella spolverata di formaggio grattugiato. Io utilizzo il grana padano dopo. Pane grattugiato, io ho trovato solo questo stamattina, questo è senza glutine ma va bene un qualunque pane grattugiato se non avete particolari intolleranze. Ok. Ragazzi, io non vi posso dare dosi perché ho fatto tutto a occhio, cioè in base al quantitativo di zucchine che avete il resto viene da sé. Oltretutto io ho messo i pomodorini, i pomodori freschi tagliati a pezzettini, che rimarranno poi all'interno del timballo. Se non vi piace questo tipo di consistenza e volete macinare tutto, liberissimi di farlo, oppure anziché mettere i pomodori freschi a pezzetti potete utilizzare solo passata di pomodoro, cioè solo polpa di pomodoro, quella in barattolo, insomma si può fare anche solo con quella. Ok, vado a mettere tutto il formaggio. E ancora un pochino di pane. E poi andiamo ad aggiungere le uova. Le uova servono per legare il tutto, naturalmente. Controllate se il sale va bene, altrimenti poi vi verrà difficile dopo riuscire ad aggiungerlo, insomma. Infatti, come immaginavo, manca sale. Adesso considerate che andremo a metterci le uova, quindi sarà ancora più insipido. Thank you.
io adesso per comodità tutte le tagliette le utilizzerò per metterci il timballo, in modo che possano andare comodamente in congelatore, ben chiuse e non vengano contaminate da altri odori o da altre cose. E così quando arriverò all'ultimo minuto, che non so cosa fare a pranzo oppure a cena, comunque qualcosa di pronto ce l'ho già. Il risultato. Allora, se vi piace l'idea di fare una crosticina un pochino più abbrustolita sopra, vi consiglio di spolverare un pochino di pane grattugiato sulla superficie. Io, siccome non sono sicura che Matilde lo gradisca, lei è ancora piccolina, preferisco per questa volta lasciare stare. Comunque, allora, il mio consiglio quando la tirate fuori dal congelatore, se la congelate, è quella di metterla in forno ben caldo per 15-20 minuti, in modo che tutti gli ingredienti si cuociano per bene, comprese le uova che sono crude, vi ricordo, all'interno, e si formi una leggera crosticina in superficie che è buonissima. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, è una ricetta estiva, molto semplice da fare, molto, molto buona da mangiare, ingredienti genuini, sani e senza troppe pretese, insomma, è buonissima mangiata così da sola, accompagnata anche con della carne o del pesce. A me sinceramente piace farmi gli imbulichilli, cioè bagnare il pane da rasau e metterci il timballo di zucchine all'interno e farmi gli involtini e mangiarlo così. Ma è molto molto buona anche all'interno delle piadine e anche all'interno delle focacce salate, quelle che vendono sia all'Eurospin che alle Lidl. Quindi provatela perché top. Niente, detto questo io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!